È una buona Virtus Francavilla, quella vista domenica contro la Vibonese. Al di là della vittoria, diversi spunti positivi si sono intravisti. I ragazzi di Mister Taurino, giornata dopo giornata, stanno guadagnando una forma fisica sempre migliore e anche il gioco inizia ad essere divertente e soprattutto spumeggiante. Il muro difensivo questa volta ha retto molto bene. Rispetto alla partita di Catanzaro, la difesa non ha fatto passare davvero nulla, anche se ci sarebbe da dire che si è incontrato un avversario molto più forte al Ceravolo rispetto a quello della nuova Arredo Arena. Resta il fatto che però Nobile è stato praticamente inoperoso, fatta eccezione per quella punizione di Basso che ha fatto correre un brivido dietro la schiena dei ragazzi di Taurino. E poi c'è il centrocampo, che ancora una volta si è confermato essere di livello. Prezioso ha giocato una partita di grande fattura, specialmente se si considera che da tempo fa delle infiltrazioni per essere a disposizione del gruppo. E poi quegli scatti di Tulissi, entrato a gara in corso, fanno ben sperare per il futuro. In attacco ha pagato la mossa di Mister Taurino, che ha premiato Ventola schierandolo dal primo minuto. Detto fatto, subito in gol, e che gol, veramente bellissimo. Ma al di là della rete segnata, i movimenti sono stati interessanti e ora la Virtus Francavilla può veramente contare su un attaccante in più.